Ma certo, quando tu mi fai cenno, Marta. Allora, faccio come condividiamo Zoom. Sì, l'unica cosa, quando lo condividete, si ricordi di mettere condividi suono per l'audio dopo successivo della professoressa, altrimenti non. Quindi io devo fare così, Basta condivido scegliere suono, questo condivido condividere quello e poi e vado a condividere. scegliere. Ci provo. Bene. Buonasera. Porca miseria. Non ho una voce, quindi è una voce piuttosto fessa. Buonasera di nuovo, comunque, grazie di essere qui. Iniziamo questo ciclo ringraziando innanzitutto certamente il collegio e il rettore che però ci ha dovuto lasciare perché è bloccato per questi aspetti di simultaneità. Quindi grazie comunque al rettore, poi avremo modo negli altri incontri. Avrete visto, l'idea viene da Marta Cassano, non è mia, io sto eseguendo degli ordini. Marta Cassano ha avuto questa bella idea con questa indicazione di lanterne, cioè di dire, vabbè, mettiamo insieme, visto un po' il periodo in cui tutti sono telecomandati con in mano questi aggeggini che fanno 240-480 battute per parlarsi, mettiamo insieme un incontro di diverse discipline e vediamo di intrecciarle, di farle parlare. Inevitabilmente, noi abbiamo deciso di partire con le discipline scientifiche, come potete immaginare, e quindi è un po' questo. È bella l'idea di Marta di chiamarle lanterne, nel senso di un qualcosa che faccia chiaro dove, beh, nella complessità della situazione in cui ci troviamo, perché obiettivamente. Abbiamo fatto dei passi da gigante a pensarci, cioè delle cose terribili, senz'altro, ma cioè dico, il fuoco, la ruota, questo aggeggino, cioè penso insomma qualcosa è stato fatto. Però questo aggeggino ci ha portato nell'infosfera e qui sono iniziati i casini, cioè questo aggeggino ce l'hanno in mano tutti e tutti sono convinti. Di sapere andare in bicicletta, però se gli chiedi come si fa ad andare in bicicletta, confesso che non lo so neanche io, per spiegare un po' come si derivano le forze, è quello che i filosofi, mi auguro ce ne siano in aula, è il können verso kennen, il sapere e il saper fare. Oggi tutti sanno fare, sanno googolare, like, ci sono le immagini, però questo crea una confusione totale. Cioè, siccome cito sempre la massaia di Voghera, invece questa volta la Schwabische Hausfrau, la casalinga della Baviera, cioè è persa in questa situazione. E allora, per evitare di disistruirci, con Marta abbiamo pensato di istruirci e di chiamare degli amici. Il primo amico è Fabio Ciceri. Doveva esserci Paola Rosio, poi tu dirai qualcosa, ma mal di gola, febbre ciatola non c'è. E il libro che abbiamo deciso di iniziare a mettere in campo, Come batteremo il cancro, la sfida dell'immunoterapia e delle CAR T-cell. Questo è, secondo me, importantissimo perché sentiremo, è stupendo, al di là dell'aspetto specifico, ma di capire un attimo, stante tutte le cose che possono accadere nel mondo della complessità quando ti trovi dinanzi a una malattia, poi vedremo altri casi nel corso degli altri incontri. Questo libro, due parole, voglio dire, si vede che guarda quanti segnini, cioè domande posso farne a mitraglia, però siccome deve parlare lui, non io, siete qui per Fabio Ciceri. Io in genere non presento perché invento e aggiungo cose che non sono successe nella vita della persona che presento. Quindi, direttore scientifico dell'ospedale San Raffaele di Milano, tra i maggiori esperti in campo ematologico,
presidente del gruppo italiano di trapianto di midollo osseo, professore ordinario di ematologia all'Università Vita Salute San Raffaele. Quanto dichiara, poi ci penserà lui ad aggiungere altri aspetti. Il libro, faccio il sunto di tutte le cose. Secondo me, è, mi auguro che gli studenti ne acquistino copie. Ho chiesto alla libreria Delfino di portarne, perché penso che ci saranno grati di questa indicazione. È fondamentalmente quello che si chiama un science telling, cioè l'immunoterapia e le CAR T dagli inizi, con gli aspetti storici, ad arrivare ad oggi, quindi con le opportunità di CRISPR-Cas9, pandemia, eccetera, di cui magari sentiremo, c'è tutto. È una didattica accattivante, le illustrazioni sono chiarissime e secondo me è il pregio totale. Cioè un'illustrazione dove non c'è bisogno di avere letto e studiato Roland Barthes, la camera chiara, lo studium, il punctum, chi osserva, l'informazione non verbale che uno guarda, capisce immediatamente. Guardatelo, tutti gli aspetti ci sono, sanità, politica, costi, brevetti, tutte, ci sono molto bello tutti gli aspetti della storia italiana di questa disciplina. C'è lo sguardo sul futuro. Ho un sacco di altre cose da dire e da fare dopo, perché quando vedo un microfono io sono addicto, Fabio. Prego. Bene. Sentite, grazie. Allora, grazie davvero dell'invito, con piacere. Io penso che il libro in realtà possa essere un'occasione, niente di più, per poter raccontare cos'è diventata e cosa potrà diventare l'immunoterapia dei tumori. Avrei un paio di considerazioni a premessa di quello che vi racconterò. La prima è che sono stato in effetti chiamato a scrivere questo libro dall'editore e ho preteso che fosse presente anche in effetti una persona che mi aiutasse a raccontare storie, ad andare a cercare storie che potessero rappresentare gli elementi cardini di questa vicenda, di questa evoluzione. E io ci tengo molto a questo, è una storia di storie dove il fuoco della persona è al centro. E io credo che in un momento come questo, questa è stata una delle ragioni per cui ho scelto e accettato di farlo, è che la valorizzazione del singolo nelle organizzazioni lavorative tende a essere sempre più penalizzata o comunque non opportunamente portata al centro. Invece io credo che questa, come tante altre storie positive, sia esattamente il frutto dell'impegno di singoli. E quindi questa è la ragione. La seconda premessa è che l'occasione di poter venire e tornare a Pavia era per me importante. Io ho un debito personale, lo dichiaro subito, mi sono laureato in questa università e ho imparato a mettere la mano sulla pancia dei pazienti in questo ospedale. E ho un debito enorme, vorrei evocare tre punti fondamentali per me. Ho trovato in quei primi passi una grande passione in tutti i miei mentori, i miei riferimenti, una grande profondità e accuratezza. E penso che questi siano tre grandi insegnamenti che mi hanno accompagnato poi nell'ulteriore percorso. Quindi fatto questo, premesse, condividi suono, questo, spero di non sbagliare niente, presentazione, ecco qua. Il titolo che mi è stato assegnato è la sfida dell'immunoterapia del cancro. Partirei dalle basi e vorrei raccontare il primo fatto, cioè che la prima grande affermazione, la prima evidenza dell'esistenza di un effetto immunologico nel controllo dei tumori è venuta dal trapianto di midollo osseo. E in realtà questa è una rappresentazione, il donatore
vediamo se riesco a usarne un laser pointer, un puntatore laser. Sì, il donatore dona le sue cellule, queste cellule vanno nel paziente, nel ricevente, dopo un appropriato condizionamento. Perché? Perché il ricevente non deve rigettare queste cellule, deve essere immunosoppresso al fine di evitare questo rigetto. E il sistema emopoietico, cioè le cellule del sangue di questo donatore, nel paziente devono essere nella prima fase modulate, addomesticate, per evitare che aggrediscano in modo eccessivo gli organi e l'organismo del paziente. Ma il motivo per cui questo trapianto da donatore è stato inizialmente promosso era un motivo che non era in realtà quello che poi si è rivelato essere il suo meccanismo di efficacia. Si pensava di sostanzialmente erogare al paziente, curare la sua leucemia attraverso una megadose di radioterapia e di chemioterapia, cioè di eradicare il suo tumore, e ovviamente eradicando il suo tumore con dosi massimali di condizionamento radiochemioterapico, poi bisognava ridargli un midollo, una funzione emopoietica. Quindi nel concetto iniziale il trapianto di midollo era un modo di poter erogare una chemioradioterapia massimale. Vi faccio però notare che il trapianto, cioè il graft, il tessuto emopoietico, in realtà è costituito da cellule che danno origine a globuli rossi, a piastrine, a alcuni globuli bianchi, ma anche al cosiddetto tessuto linfoide. Il tessuto linfoide è il braccio effettore, esecutore della risposta immunitaria. Quindi noi in realtà quando trapiantiamo un midollo trapiantiamo due funzioni: una che ristabilisce una emopoiesi normale, ossia globuli rossi, globuli bianchi, piastrine, e un'altra che ristabilisce la funzione immunitaria, in particolare quella che noi chiamiamo l'immunità specifica. È stata solo l'osservazione dei risultati dei primi trapianti che ha permesso, più di 10 anni dopo che si conducevano, di riconoscere negli esiti del trapianto, va bene, un meccanismo immunologico, perché in sostanza quello che si osservava era che la probabilità di recidiva della leucemia, che rappresenta il fallimento del trapianto, era molto più alta quando si trapiantava il paziente da un gemello identico. Quindi dove in realtà la compatibilità tra il paziente e il suo donatore era geneticamente totale. Ma la stessa probabilità di alta recidiva, cioè di ritorno alla leucemia, avveniva quando si rimuovevano i linfociti, cioè quando si rimuoveva la funzione immunitaria dal trapianto. Quindi quando si faceva il cosiddetto trapianto depleto dei linfociti. Ma in più, dall'altra parte dello spettro, si notava che quei pazienti nei quali l'effetto immunologico del trapianto si traduceva in un'aggressione ai loro organi, cioè pazienti che avevano una malattia del trapianto verso l'ospite, proprio espressione di questa reazione immunologica del donatore nei confronti dell'ospite, ecco, questi erano i pazienti in cui la probabilità di recidiva della leucemia era la più bassa. Come dire, quando c'è un effetto di aggressione immunologica del trapianto, evidentemente questo effetto si traduce anche in una guarigione. Questa è stata la prima grande evidenza, e tra l'altro va detto che va segnalato che questa osservazione, che è stata poi alla base nella storia della medicina, della costituzione del concetto di immunoterapia, fu pubblicata su una rivista che non era esattamente una al top della conoscenza. È stata però uno dei lavori più citati nella storia della medicina, e questo di nuovo sottolinea che quello che conta è quanto gli altri ritengono importante che la tua osservazione sia quello che conta. Il mondo del trapianto è un mondo, e questo è un messaggio importante, è un mondo altamente regolato. I risultati dei trapianti vengono sistematicamente riportati in un registro, e questo è fondo di grande trasparenza dei risultati, e vedremo che questa trasparenza
è una base molto importante per poter ragionare su che cosa stiamo facendo. In tempo reale, peraltro, poi vi farò vedere. Ora, le sorgenti del trapianto da donatore, quindi di questa immunoterapia, possono essere un fratello compatibile, quello che chiamiamo identical sibling, può essere un donatore non consanguineo, cioè un donatore volontario che è iscritto nel registro dei donatori volontari, ne abbiamo un gran bisogno, e un donatore familiare cosiddetto aploidentico, cioè compatibile solo al 50%, per intenderci la madre per il figlio o il figlio per il padre, cioè dove solo uno dei due cromosomi è condiviso tra il paziente e il suo donatore. Ecco, è un mondo in evoluzione, vedete che nel corso degli ultimi 10 anni la barra verde, che qui è espressa in percentuale dei trapianti da familiare aploidentico, è passata dal 10 al 35%. Più di un terzo dei trapianti che vengono fatti in modo ordinario in Italia sono in una situazione di incompatibilità, cioè dove il donatore è compatibile solo al 50%. Vi domanderete, ma i risultati sono peggiori, sono migliori? Ora, l'impressione che abbiamo sempre di più, anche osservando i pazienti del lungo termine, è che in realtà quello che fa la differenza per un paziente che deve fare un trapianto per curare la sua malattia non è la sorgente, ma il fare il trapianto. E in effetti la disponibilità di un donatore familiare come un fratello o un genitore o un figlio ha permesso di accedere all'opzione di trapianto oggi nella maggior parte, direi quasi totalità dei pazienti. Qui vedete la sopravvivenza globale dei pazienti da diverse sorgenti, non ci sono differenze sostanziali. Un altro elemento importante è l'età. Questa immunoterapia è sempre di più applicata anche a pazienti anziani, che poi sono quelli che hanno queste malattie. La leucemia, le mielodisplasie, i linfomi sono malattie che vengono e la loro incidenza cresce con l'età. Quindi sempre di più, vedete, oggi il 25% dei trapianti che facciamo sono soggetti maggiori di 60 anni. L'età mediana è molto vicina a quella che è l'età mediana di insorgenza delle malattie. Quindi, insomma, un'immunoterapia, tutto sommato, sempre più accessibile. E a questo tema dell'accessibilità volevo sottolineare, perché poi ci torneremo in fondo quando parleremo di CAR-T e di immunoterapia. Cioè, oggi abbiamo lavorato in questi ultimi 20 anni per poter far sì che virtualmente tutti i pazienti che necessitano di questa immunoterapia per guarire possano accedervi. Vedremo che problemi pone invece lo sviluppo dell'immunoterapia. Un altro punto importante è che, a proposito della trasparenza dei risultati clinici, questo è un elemento fondamentale. Il registro, in questo caso il registro europeo, ci restituisce a noi centri trapianto su base annuale un risultato, si dice, di benchmarking, cioè ci dice dove si colloca la nostra mortalità trapiantologica nel nostro centro, di quanto siamo bravi in un certo senso a fare questa terapia e anche di qual è la sopravvivenza globale rispetto alla media dell'Europa. E questo è un modo per confrontarsi, un modo per mettere in evidenza le aree cosiddette di miglioramento, quelle in cui evidentemente possiamo far cose per migliorare i risultati. Se guardiamo all'immunoterapia, come sempre, si impara di più dalle cose che non funzionano che da quelle che funzionano. E in questo caso quindi parliamo di qual è la biologia, il meccanismo con cui questa immunoterapia fallisce. Ecco, la cellula leucemica che qui è rappresentata in basso viene aggredita dai linfociti del donatore in 3 punti fondamentali. Viene aggredita da degli antigeni cosiddetti tumorali, cioè da delle strutture che sono presenti sulle cellule leucemiche e che sono esclusivamente presenti su di loro nell'ambito dei tessuti dell'organismo. Ma in realtà questa risposta immunologica è sollecitata e rivolta non solo contro questi antigeni specifici, ma anche contro i cosiddetti antigeni di istocompatibilità, maggiori e minori. E quindi questo rende conto del paradigma per cui maggiore è
la incompatibilità tra il donatore ricevente e maggiore può essere la aggressione immunologica. Quindi un'immunoterapia che è modulata in funzione della compatibilità. E in alcuni casi i pazienti recidivano e qui occorre richiamare al concetto che noi pensiamo che il tumore sia una massa, in questo caso la leucemia è liquida, cioè circola nel sangue, ma comunque che sia un insieme di cellule tutte uguali una con l'altra. In realtà nella storia naturale di un tumore c'è cioè quella che noi chiamiamo una evoluzione clonale, cioè una vera e propria migrazione della composizione del tumore in vari sottocloni, sottopopolazioni, che man mano, sotto una vera e propria pressione darwiniana, che è imposta da che cosa? Dalle nostre terapie eventualmente, no? Quindi dalla chemioterapia o dall'immunoterapia, fa emergere, fa selezionare e poi espandere delle sottopopolazioni di cellule che risultano essere resistenti alla nostra pressione terapeutica. Quindi nel corso della malattia noi curiamo questa malattia facendo pressioni con i nostri strumenti terapeutici, ma quello che facciamo è quello di far emergere qui il clone rosso che poi si espande e che dà origine ad esempio a una metastasi, questo nel concetto di un tumore solido. E quindi il tumore è vario, è variabile, è eterogeneo, diciamo, e c'è un fenomeno importante che può avvenire nel caso della leucemia, ed è che per un meccanismo molto comune di riarrangiamento genetico, voi sapete che noi abbiamo due cromosomi, uno che ci viene dal padre e uno dalla madre, no? Per ogni coppia di cromosoma, in questo caso il cromosoma 6, dove stanno gli alleli della istocompatibilità, cioè quei geni che codificano per la nostra compatibilità. Ne abbiamo uno dalla mamma e uno dal papà. E quello che può succedere nella leucemia, nelle cellule leucemiche, è che viene deleto, cioè viene perso un cromosoma, un pezzo di cromosoma, e questa perdita viene compensata da una duplicazione del cromosoma residuo. Per cui si va incontro a una situazione in cui, anziché avere due differenti, si dice, aplotipi per lo stesso cromosoma, ci troviamo una cellula che ne ha solo uno di fatto. Allora, se questo succede dopo un trapianto da donatore aploidentico, cioè dove c'è differenza tra il paziente e il donatore proprio per uno dei due aplotipi, quello che succede è che la cellula leucemica diventa completamente blu, che purtroppo è esattamente il cromosoma condiviso tra il donatore e il paziente. E quindi quello che succede è che questa cellula diventa immediatamente compatibile al 100% con il donatore, non viene più riconosciuta come diversa, perché in questo caso, in questo schema, quello che rende conto per lo più della risposta immunoterapica è che per l'appunto le cellule del donatore non riconoscono come compatibile la parte rossa e aggrediscono la parte rossa. Se gli antigeni della parte rossa vengono persi per questo meccanismo, la cellula diventa leucemica, diventa compatibile col donatore e quindi la malattia recidiva. Questo meccanismo è il caso più, diciamo, estremo, ma quello su cui stiamo ragionando è che una delle soluzioni possibili a questo è di andare a cercare delle incompatibilità che non siano tutte su un cromosoma, come succede nel caso di un familiare aploidentico, ma che siano sparse tra i due cromosomi. Questo accade quando, ad esempio, nel caso del trapianto da cellule cordonali, va bene, queste incompatibilità, per questioni, diciamo, casuali, statistiche, sono distribuite tra i due cromosomi. Quindi, nel caso della perdita di un aplotipo HLA dopo il trapianto familiare, la cellula diventa tutta blu. Nel caso in cui questo meccanismo avvenga dal trapianto da cordone, in realtà si mantengono delle incompatibilità e questo potrebbe, diciamo, ovviare a questo genere di meccanismi. Ora, tutto questo io ve l'ho raccontato per dirvi che nella storia dell'evoluzione dell'immunoterapia del cancro, dall'esperienza del trapianto di midollo, noi abbiamo continuamente desunto, cioè tratto informazioni sui meccanismi biologici della risposta immunitaria anticancro, che poi abbiamo trasferito in strumenti isolati, in cellule che specificamente vanno a colpire
il tumore. Cioè è stato un continuo, come si chiama, crosstalk, cioè dialogo tra il mondo del trapianto di midollo e in realtà il mondo dell'immunoterapia, che ne ha rappresentato una sua, come dire, declinazione. Spesso e volentieri le persone alla fine erano meglio, eravamo le stesse. Quindi oggi abbiamo due strumenti fondamentali di immunoterapia del cancro, che sono i cosiddetti CAR-T e la possibilità di manipolare linfociti con il loro recettore fisiologico. Cominciamo a parlare del recettore fisiologico dei linfociti, si chiama recettore T-cellulare, T-cell receptor, ed è un recettore che è quello che permette al linfocita di aggredire il tumore, di aggredire ciò che è diverso. In realtà aggredisce anche antigeni virali. Noi ci difendiamo con i linfociti T proprio perché questo recettore specificamente va a riconoscere questi antigeni diversi su cellule modificate da un virus, su appunto dei tumori. Questo è un meccanismo fisiologico. Il CAR-T è una sorta di avatar a tutti gli effetti, quindi è un prodotto biotecnologico e ha in sostanza il vantaggio dell'aver preso il recettore di un anticorpo, quindi di un'immunoglobulina, quindi di un meccanismo di difesa solubile, quello degli anticorpi che circolano, e di averlo trasferito nella macchina del T-cell receptor. Questo rende la cellula T, una cellula che aggredisce il tumore con un meccanismo anticorpale, mantenendo l'azione di killing, cioè la macchina, va bene, di uccisione della cellula tumorale, tipica di una cellula T. Il processo che permette di formulare, di produrre questi CAR-T è la raccolta di linfociti del paziente. In questo caso stiamo parlando di una terapia che, vedete, non si sviluppa più con un donatore, ma parte dal paziente stesso, quindi sono linfociti del paziente stesso che vengono raccolti, vengono ingegnerizzati, ossia vengono nel loro genoma, viene inserito, viene aggiunto in una formula, diciamo, additiva, e questo è importante perché poi vedremo che esistono oggi tecnologie ulteriori a questo. Quindi viene aggiunto il gene di questo recettore CAR. Quindi alla fine noi abbiamo il prodotto finale, che sono i linfociti del paziente armati, che esprimono questo recettore CAR e vengono reinfusi al paziente dopo una blanda chemioterapia che serve per fare un po' di spazio per accoglierli. C'è un ulteriore aspetto biotecnologico che oggi è già assicurato, ed è che questi linfociti, e di nuovo queste sono informazioni che abbiamo desunto anche da pazienti trapiantati di midollo, no, questi linfociti possono sopravvivere con un secondo segnale. Il primo è quello che riconoscono il loro antigene, il secondo è quello che si chiama costimolazione. Esistono due modelli diversi e voglio raccontarvelo perché in realtà il primo modello, che è quello della costimolazione con CD28, è una stimolazione molto intensa, molto rapida, che però tende ad esaurirsi nel tempo. È il modello di una risposta immunologica che deve far fuori tutto subito e che non ha bisogno di protrarsi nel tempo. Il secondo modello, invece, che è quello in forma BV, è un modello dove la risposta è un po' più lenta, ma non esaurisce le cellule in modo rapido e totale, ma permette a queste cellule di sopravvivere nel tempo. Quindi permette come modello di mantenere una memoria immunologica, cioè di protrarre nel tempo questa risposta e quindi di guarire il paziente non solo perché fa fuori tutto quello che trova, ma eventualmente proteggerlo dalla possibile evenienza di nuove cellule malate che possano essere residuate alla sventola iniziale. E questa memoria in realtà rende conto di un processo attivo, ti fa comprendere come questa immunoterapia sia un meccanismo biologicamente attivo, è uno strumento vivente e in questo caso anche a lungo termine. Queste cellule, quando si attivano, producono una grande quantità di molecole di attivazione che fanno la febbre, che fanno la tachicardia e che possono provocare un danno al paziente. È uno strumento, il CAR-T, talmente attivo che deve essere governato, e per essere governato innanzitutto deve essere usato in mani
in qualche modo esperte nella gestione clinica di queste reazioni. Queste cellule sono talmente violente nell'aggredire il tumore che non solo lo fanno sparire in poche settimane, parliamo di anche tumori di svariate decine di centimetri che sono collassati e completamente distrutti per effetto di queste cellule. Ma è chiaro che questa aggressione provoca uno stato infiammatorio nel paziente che potrebbe essere di per sé uno stato anche grave dal punto di vista clinico. Quindi c'è un tema di gestione di questa sindrome che fa sì che queste terapie non possano essere condotte in un qualunque reparto, ma in reparti dove il personale, anche infermieristico, è esperto nel riconoscere precocemente queste manifestazioni cliniche. Ora, solo per dirvi che oggi più del 40% a lungo termine, a 3 anni, a 5 anni è confermato, va bene, più del 40% dei pazienti che erano altrimenti privi di risposte terapeutiche di tipo chemioterapico, di altro tipo, oggi sono guariti per effetto dei CAR-T. Quindi una terapia molto potente e molto efficace. E questo è vero per i prodotti che abbiamo in commercio. Ora, non voglio entrare nei dettagli, però volevo sottolineare, prendo questa curva per commentare un punto, ed è che tu puoi osservare questa curva con grande soddisfazione, pensando che questo 40% è un grande risultato. Però se tu leggessi la curva all'incontrario, leggeresti quella che tecnicamente si chiama incidenza cumulativa dell'insuccesso, cioè della recidiva della malattia e della morte del paziente. Ecco, esistono due prospettive spesso in area clinica, anche in area di ricerca, ed è l'attenzione all'insuccesso e ai pazienti che non hanno risposto alla terapia, come forza, come drive per poter comprendere meglio i meccanismi. È chiaro che se è successo positivamente a qualcuno vuol dire che è possibile, però non solo dobbiamo scoprire come ha funzionato, ma dobbiamo anche cercare di capire perché non ha funzionato, e questo è valido sempre. Ora, queste sono altre, diciamo, curve di... Un altro punto importante, ed è che si è aperto quindi un mondo, il mondo del potenziale sviluppo di cellule effettrici che colpiscono il tumore. Allora, i tumori del sangue che hanno dimostrato questo paradigma, la possibilità di questa risposta immunologica, rappresentano in realtà una parte piccola dei tumori globalmente. Il grosso dei tumori sono tumori solidi in termini di epidemiologia e di incidenza. Allora la domanda è come poter trasferire questi risultati nel mondo dei tumori solidi, del tumore della mammella, della prostata, del tratto gastroenterico. Ora, cosa facciamo in laboratorio per poter sviluppare nuovi CAR-T e nuove terapie? Partiamo dal tessuto del paziente e andiamo a ricercare dentro al tessuto del paziente quei linfociti che, se sono lì, vuol dire che riconoscono nel tumore qualche cosa. E quindi noi partiamo, cerchiamo di partire dalla sede del tumore per arricchire le nostre conoscenze, per estrarre questi recettori, che poi, una volta che abbiamo identificato, caratterizzato, cercheremo di trasferire in un prodotto terapeutico. E il futuro oggi ci è in qualche modo garantito dal punto di vista tecnologico da un passo avanti importantissimo, che è quello dell'editing genetico. Cos'è l'editing rispetto al trasferimento, all'addition genetico? Nell'addition noi semplicemente trasferiamo un gene e facciamo sì che questo gene si esprima sulla cellula. Nell'editing in realtà noi entriamo nel genoma e non solo aggiungiamo tendenzialmente in modo specifico, in siti specifici del genoma, alcuni geni, ma siamo anche in grado di rimuovere dei geni, cioè di quello che tecnicamente si chiama knockdown, e cioè estrarre ed eliminare dei geni non desiderati. Ecco, il gene editing oggi è alle porte nella tecnologia di queste terapie, e qui vi faccio vedere, questa è una popolazione di linfociti eterogenea, e qui per comodità vedete il colore del loro T-cell receptor è diverso
rappresentando diverse specificità di questi linfociti. Io potrei prendere questi linfociti e singolarmente espanderli per avere una popolazione espansa contro in modo specifico il tumore. Su questo, insomma, anche il laboratorio di Pavia ha lavorato molto sull'espansione di linfociti specifici, sulla caratterizzazione di queste risposte specifiche, non solo contro il tumore, ma anche contro dei patogeni, contro dei virus, contro di altri patogeni. Ma quello che noi possiamo fare è quello di fare una editing di questi linfociti. E cosa succede? Succede che partendo da una popolazione di linfociti anche mista, grazie alla tecnologia della Zinc Finger o del CRISPR-Cas, io vado a togliere il gene del TSR receptor. A questo punto la mia cellula non ha più un gene col suo TSR, diciamo quello endogeno, quello suo. Va bene? E quindi abbiamo una cellula nuda che a questo punto è pronta a ricevere, ad accettare un recettore che è specificamente quello che voglio io, quello che è specifico contro il mio tumore. E questo gene editing mi permette quindi di formare dei killer specificamente, diciamo, diretti contro dei tumori. Questo grande lavoro di caratterizzazione dei tumori nella loro componente immunologica, cosiddetto immune landscape del cancro, è stato alla base della comprensione di molti meccanismi, ma direi uno fondamentale, ed è che, di nuovo, se partiamo dal tumore dei nostri pazienti, questo è uno sforzo che abbiamo cercato di fare anche noi, no, del tumore, ad esempio, del colon retto, e cerchiamo di caratterizzare i linfociti che sono dentro al tumore, di vederne il loro stato di attivazione e di caratterizzare l'espressione dei loro recettori inibitori, possiamo capire che cosa abbiamo in quel tumore. E a proposito di recettori inibitori, va detto che una cellula T, cioè un linfocita T, effettore della risposta antitumorale, ha il suo TSR receptor endogeno. Se questo linfocita è preso dal tumore, è molto probabile che sia rivolto contro il tumore, se lì è concentrato, per ragioni biologiche. Ma il problema è che soprattutto i tumori solidi si armano di recettori che mandano un segnale al linfocita di stop. Sono i cosiddetti recettori inibitori che sostanzialmente paralizzano, raggio paralizzante, che paralizzano i linfociti nella loro funzione. Ed è questo legame di questi recettori inibitori presenti sul tumore e sui linfociti che sostanzialmente rende più delle volte inefficace questa risposta immunologica. E quello che possiamo fare, avete visto, no, col TSR receptor, cioè con l'editing, noi in realtà possiamo farlo anche con i recettori inibitori, cioè siamo in grado di poter eliminare i geni che codificano per i recettori inibitori del nostro linfocita killer, lasciandolo a questo punto non più sensibile all'effetto inibitorio del tumore. Quindi il tumore cercherà di frenarlo e l'infocita semplicemente non sarà inibito. E questo è un futuro, direi, ormai prossimo alle porte. Quindi diciamo che oggi con queste tecnologie siamo in grado di poter lavorare nel ridurre i limiti intrinseci di questo sviluppo, di questa immunoterapia, in vari modi, e questa tecnologia ci permette di lavorare sui recettori, quindi di costruire, di ingegnerizzare recettori altamente specifici per i tumori, di poter in qualche modo anche lavorare sulla sicurezza di questi killer, perché va detto, quando si attivano sono anche cattivi per il paziente, proprio perché inducono molta infiammazione attraverso vari meccanismi succedenti. Possiamo lavorare su questo microambiente tumorale, cercando di rendere questi linfociti killer insensibili agli effetti inibitori del tumore. E poi possiamo lavorare nel selezionare, nel rendere più lungo sopravviventi queste cellule, più persistenti nel paziente, proprio per trasferire il concetto di una terapia one shot verso una terapia che ci garantirà della guarigione definitiva del tempo.
Un ultimo aspetto, un minuto, e vi parlo di torno al tema dell'accessibilità e della sostenibilità. Oggi l'accessibilità del trapianto di midollo su base, diciamo, territoriale, l'Italia è uno dei paesi di fatto più attivi di trapianto di midollo, e lo è anche perché là dove magari in alcune regioni del nostro paese meno attrezzate i pazienti possono comunque muoversi, e quindi sostanzialmente noi abbiamo un rate, cioè una attività di trapianto normalizzata alla popolazione, che è tra le più alte d'Europa. Va anche detto, in una piccola nota di orgoglio, che durante la pandemia, nel primo anno, nel 2020, quello che ha fatto l'Italia non l'ha fatto nessun altro paese d'Europa. Noi abbiamo mantenuto un'attività di trapianto assolutamente in linea con gli anni precedenti, attraverso uno sforzo ovviamente dei centri di trapianto clinici, che spesso con grosse difficoltà di isolamento dall'esterno, di carenza di personale, perché avevamo tanti medici che lavoravano al Covid. Insomma, siamo riusciti a mantenere, ma direi molto grazie anche alla rete dei donatori di midollo. Il registro dei donatori ci ha garantito, va bene, 900 trapianti all'anno, 3 al giorno. Voi capite lo sforzo organizzativo in una situazione in cui non volavano gli aerei, in cui, insomma, erano problemi inenarrabili. Quindi l'Italia, devo dire, oggi rende molta accessibilità ai pazienti per il trapianto di midollo. Ma queste terapie di cui abbiamo parlato sono i CAR-T e le nuove terapie cellulari, sono molto costose. E perché sono costose? Lo sono perché fondamentalmente l'Agenzia Regolatoria Europea ha gestito, diversi anni fa ormai, ha inteso concepire queste terapie paragonandole ai farmaci, cioè li ha inclusi nella lista dei farmaci, va detto, li ha chiamati prodotti medicinali di terapia avanzata, cioè insomma ha detto sono cose un po' particolari, ma li ha di fatto gestiti a tutti gli effetti come un farmaco della chimica. Quindi ha applicato delle regole di standardizzazione e soprattutto di riproducibilità del prodotto che, va detto, insomma, poco si applicano al mondo delle cellule. Il mondo delle cellule, le cellule sono come gli uomini, se ci guardiamo, difficile che uno sia uguale all'altro qua dentro, giusto? E lo stesso vale anche per i linfociti, li chiamiamo linfociti T-CD8 positivi, ma i CD8 positivi miei non sono proprio esattamente uguali a quelli di un altro. Quindi la standardizzazione imposta ha comportato per questi prodotti dei requisiti di qualità che comportano, per essere soddisfatti, dei costi molto elevati. E noi sappiamo, che ce ne occupiamo, che molti di questi requisiti sono, direi, assolutamente non calzanti, sono forse inutili, e rispondono più all'esigenza di poter dire da parte dei regolatori a se stessi che quel prodotto è omogeneo, piuttosto che non alla esigenza clinico-biologica del garantire al paziente un prodotto efficace e sicuro. Quindi in questo momento noi siamo un po' in un cuneo dove, continuando a gestire questi prodotti in una logica di drug, purtroppo stiamo escalando i costi e siamo arrivati a prodotti di terapia cellulare, di terapia genica, va bene, il costo cosiddetto valore economico proposto dalle aziende che li producono è di 2 milioni e mezzo per un paziente. Ovviamente voi capite che questo è stato il caso della terapia genica della talassemia, voi capite che questo, insomma, non è francamente sostenibile. Allora, dove possiamo andare avanti? Possiamo andare avanti a una logica in cui, per intanto, per poter porre l'evidenza di un effetto, magari non abbiamo bisogno di fare grandi studi clinici, ma dei studi dove tutti i cosiddetti marcatori biologici ci aiutano a capire se funziona o non funziona. Ma soprattutto dobbiamo passare a una logica dove, in una maggiore collaborazione, dialogo tra gli enti regolatori e l'accademia che lavora su questo settore, le aziende di biotecnologia che sviluppano, va bene, dialogando possano trovare un accordo. Un accordo che è mirato all'accessibilità,
perché ogni volta che noi pensiamo di avere in mano qualcosa di straordinario ma non lo possiamo applicare, almeno insomma a gente come noi dà un po' fastidio. Qui io ho concluso, due parole di ringraziamento sul registro, sul GITMO, che mette insieme tutti quelli che lavorano in Europa, a tutti i collaboratori che hanno insomma lavorato nel mio istituto a queste. Questo è il sogno, questa è la vision. Piccole cellule, linfociti che aggrediscono la cellula del tumore e che la uccidono. E da questa vision di molti anni fa, oggi io credo stiamo facendo cose straordinarie. Però ci terrei a dire che queste cose straordinarie sono innanzitutto il frutto, e questo è un messaggio credo molto importante, no? Di metodo, il frutto di un processo multidisciplinare. Qui siamo nel mondo che è il contrario dell'individualismo. Qui le cose funzionano se le facciamo insieme. E questo fu uno degli elementi che, devo dire, mi aveva attratto particolarmente nel mondo dell'ematologia del trapianto quando ero molto giovane. Sentir dire da Lois Gratwell il trapianto lo fa chi ha piacere di fare una cosa insieme agli altri. Questo mi colpì profondamente. Dissi, boh, questa fosse la mia strada. Allora. E quindi è una rete dove chi si occupa di immunologia di base, chi si occupa di trasfusionale, di gestione delle cellule, di pazienti, in applicazioni sempre più ampie. E un'ultima considerazione che vorrei fare è che innovare è andare spesso controvento, cioè andare in una direzione dove sono più gli ostacoli che percepiamo che altro. Però c'è una vecchia, questa ovviamente è una bolina molto stretta dell'ultima Barcolana, c'è una frase che mi ha colpito profondamente in montagna di un vecchio anziano montanaro che disse, giocando al giavellotto in Val d'Aosta, diceva: il giavellotto controvento va più lontano. E io vi ringrazio per l'attenzione e ovviamente sono... No, grazie Fabio, perché penso sia molto bello, molto importante i due messaggi finali, il fatto di, soprattutto per i giovani, cioè di pensare veramente che si lavora bene quando si lavora insieme. E c'è questo aspetto importante di dedizione, cioè, insomma, la vocazione viene anche pensando in questi termini di generosità, no? Cioè di non chiudersi nel proprio. E questo è importante, credo, per i giovani. Questa è invece ultima che hai detto del montanaro, è abbastanza controintuitiva, no? Però ci sta tutta, il giavellotto. Va più lontano perché il vento che sta contro sostiene il giavellotto nel suo percorso. Non lo fa cadere subito. Se il vento è a favore, lo spinge, ma in realtà picchia in giù. Mentre come anche gli aerei decollano contro vento, il giavellotto contro vento. Bene, interessantissimo. E penso che ci sia l'opportunità, prima di sentire l'altra collega, se avete piacere di domande, penso che... ci sia l'imbarazzo delle opportunità. A me ha colpito, mentre c'è latenza nelle giovani truppe, c'è tutto il racconto che hai fatto di questa fantastica evoluzione, però mi chiedevo, ma quanto campano queste cellule? Ok, tu fai il trapianto, eccetera, ma abbiamo dati che ci dicono che le CAR T-cell fantastiche le ritroviamo, restano? Sì, ci sono dei dati di sopravvivenza anche a lungo termine, cioè nell'ultimo follow-up, e quindi in realtà sì, sappiamo che ci sono pazienti in cui queste cellule sopravvivono anche molto a lungo. Noi stessi abbiamo visto a distanza di 12 anni sopravvivere delle cellule ingegnerizzate che avevamo infuso ai pazienti con un intento diverso. Erano cellule che avevano un gene suicida al suo interno per poter permettere un eventuale loro spegnimento in caso di una reazione avversa. E queste cellule tracciate le abbiamo ritrovate, ma non casualmente, e questa è stata un'osservazione che ci ha aiutato a comprendere che
è proprio vero che esistono delle sottopopolazioni cosiddette memoria, non a caso abbiamo trovato sopravvivere a lungo, a 10 anni, a 12 anni, cellule che avevano esattamente le caratteristiche di quelle che chiamiamo cellule T stem cell memory, cioè cellule memoria staminale, cioè in realtà che hanno una loro persistenza di staminalità. E questa è stata un'informazione che poi si è tradotta in una maggiore attenzione, un maggior sforzo da parte nostra nel produrre i nuovi CAR-T, nel selezionare proprio questa popolazione di cellule come target della nostra manipolazione, perché così ci garantiamo un prodotto che ha, perlomeno sulla carta, più probabilità di essere long living. Certo, interessantissimo. No, questo è l'aspetto. Poi c'è un sacco di stimoli, penso siano venuti e abbiate notato quando hai fatto tutto il discorso, che inevitabilmente hai tagliato. Cioè, sul modello darwiniano di selezione clonale c'era il disegnino di Darwin, I think. Non a caso. Molto bello di quanto ci sia questo passaggio. Ma l'aspetto credo che possa interessare anche chi è al di fuori dalla stretta visione biomedica. Beh, certamente quello del costo, perché sentire che un cristiano per salvarlo ha bisogno di 2 milioni e passa, cioè una domandina dobbiamo farcela e chiederci, ma caspita, ma questi signori dell'EMA che regolano, che discipline hanno fatto, mediazione culturale, cos'è che hanno studiato? Cioè, perché bisogna aiutarli per certi versi. No, non ce l'ho con chi fa mediazione culturale, ma sono rimasto colpito dal fatto che hanno deciso di chiudere le iscrizioni perché il numero massimo degli studenti sta andando verso mediazione culturale. E cioè dico, non c'è modo di, avevo sentito Novartis parlare a volte, cioè di metterci d'accordo, cioè ok, possiamo magari sopportare una cifra del genere, se però il paziente guarisce. Io credo che ci siano. Cosa ne pensi di questo? Allora, io penso che ci siano due strade possibili di raggiungimento della sostenibilità. La prima è quella di fare una riflessione molto onesta intellettualmente, molto seria, molto trasparente tra esperti, tra biologi esperti di questo settore e gli enti regolatori, nel definire un set minimal essential set di quality control, cioè di controlli di qualità, che riteniamo veramente imprescindibili, e tutti gli altri liberarcene, perché obiettivamente questa è una possibilità. Mi piace. Quindi una profonda riflessione che io riterrei etica su scala globale, perché questo è... Certo. La seconda strada, che poi è in realtà una strada complementare, è che alcuni stati hanno deciso, nella loro sovranità, di produrre i CAR-T autonomamente, cioè al di fuori di una logica industriale, i cosiddetti CAR-T di Stato. E questo è successo in Spagna, sta succedendo in Germania, sta succedendo in Francia, è successo in modo molto, molto efficace in Israele, sono sempre un po' avanti nei concetti, e potenzialmente potrebbe succedere anche in Italia, nell'ambito del Piano Nazionale di Rinascita e Resilienza è stato stanziato un grosso finanziamento, e questo dovrebbe teoricamente poter stimolare con un concetto di hub and spoke la generazione di una rete di centri di produzione e di sviluppo dell'immunoterapia, dei CAR-T e di altri progetti, va bene, finanziati a costo reale, dove però di nuovo il costo reale è e sarà fortemente dipendente dalle regole imposte e quindi non possiamo comunque prescindere da avere un player, o meglio un interlocutore istituzionale regolatorio che sia esattamente dalla nostra parte, cioè stia dalla parte dell'obiettivo di una sostenibilità. Certo. Se avete qualche... Fantastico, prego. Vedo diverse mani. Sono due mani. Facciamo chi ha alzato prima, laggiù, dal fondo. Poi abbiamo... Intanto grazie per la conferenza, davvero interessante. Volevo chiederle perché proprio i CAR-T, perché volevo chiederle se
le CAR-T sono l'unico tipo di cellule che viene utilizzata per funzionare contro il cancro, oppure se ci sono delle linee di ricerca o se è tentato, ecco, perché non credo con le CAR-T, ricordo anche una conferenza del professor Moretta, per quale Goldena, che ha condiviso sta lavorando con delle cellule con CAR-T utilizzate, e quali sono anche i limiti di queste altre cellule? No, grazie, è un punto importante. Nell'ambito dello sviluppo, chiaramente il tipo cellulare che andiamo a manipolare può anche non essere una linfocita T, può essere una cellula NK, cioè un linfocita natural killer, possono essere linfociti cosiddetti gamma delta, che hanno delle caratteristiche un po' peculiari. Potenzialmente quindi può essere decisamente più ampio il tipo di cellule. Sono anche molto differenti le metodiche di trasduzione, cioè di inserimento di questi geni, che possono essere più o meno sicure, dai retrovirus, gli antivirus. Quindi in realtà ognuno dei fattori di costruzione di questo prodotto può essere tendenzialmente modificato. Ad oggi, in termini di efficacia, il potere realizzato, potere antitumorale diretto, citotossico, realizzato da un CAR-T non ha avuto uguali, perlomeno nei confronti dei tumori ematologici. Non c'è nulla che è stato altrettanto efficace. Però colgo la tua domanda per, come dire, aprire un po' l'orizzonte delle applicazioni. In realtà ci sono delle cellule del nostro sistema immunitario che si chiamano cellule T regolatorie, le famose T-Regs, sono linfociti che vengono attratti nella sede da un antigene e là dove vanno svolgono un'azione modulante, regolatoria. Possono, anziché accendere una risposta, spegnere una risposta, fare il contrario di quello che fa un linfocita killer, citotossico. Queste cellule T-regolatorie possono essere cresciute ed espanse in laboratorio e potrebbero diventare uno strumento di terapia nelle malattie autoimmuni, cioè delle malattie dove al contrario la genesi della malattia viene da una risposta immunitaria sbagliata, esagerata contro ad esempio dei tessuti dell'organismo stesso. E quindi oggi una linea di sviluppo è proprio quella delle CAR-T-Regs per andare ad esempio a bloccare delle reazioni nel caso dei trapianti di organo. Io potrei idealmente infondere, cioè trapiantare un rene e pervadere il rene di cellule T regolatorie che nella sede del rene vanno a spegnere le reazioni immunologiche, in questo modo prevenendo il rigetto del rene, ad esempio. Questa è una linea di ricerca attuale. Quindi, grazie, ognuno di questi segmenti può essere effettivamente modificato. Prego. Grazie mille. Prima di tutto, grazie mille per la conferenza, è stata veramente interessante. Volevo fare due osservazioni interessanti. La prima è questa: tu hai parlato di carti che sono diretti contro uno specifico antigene, giusto? Quindi la ricerca dell'antigene tumorato, la razza di antitumore tumorale è particolarmente importante, perché deve essere più possibile tumore specifico senza essere troppo, e dall'altra parte noi sappiamo, ed è lo stesso all'inizio, che il tumore corre. Quindi se a un certo punto il tumore residuo dopo la terapia CAR-T corre e non esprime un antigene modificato, la cominciata. D'altra parte è molto interessante quello che hai detto sul fatto che i carti più efficienti sono quelli che sono stati derivati da dei memory stem cells, che si sa che sono, il concetto è che loro sono pochi e che si espandono quando rivedono l'antigene. Okay? Allora, quello che io mi chiedo è, per andare sulla domanda che ha fatto Carlo Alberto Redi,
La durata del tempo di questi carti, indipendentemente da parte, poniamo che l'antigene permanga uguale, quindi abbia una possibilità di essere efficace, però dipenderà anche il fatto che loro possono durare nel tempo, continuare a replicarsi, la pelle è importantissima. Credo che sia un aspetto abbastanza importante, quindi potrebbe essere interessante capire se in quelli che voi avete visto in un altro contesto, che dopo 12 anni si erano ancora perfettamente finalizzati, se erano ancora lì e avevano potuto espandersi a un punto tale che voi avete potuto vederli, proprio perché l'antigena è ancora lì, per esempio. Questo la storia della regina rossa. Certo. Sicuramente. Bella. No, ti ringrazio. In generale, nella scelta dell'antigene, l'antigene, diciamo, la dignità dell'antigene ai fini dello sviluppo di un cartio, di un effettore, viene valutata sulla base di diverse caratteristiche. La prima è quella che idealmente si è espressa sulla cellula tumorale e non sulla controparte sana del tessuto da cui la cellula tumorale deriva. Questo, nel caso dei tumori solidi, va detto, è il limite principale. La maggior parte degli antigeni tumorali sono antigeni che sono altrettanto espressi dall'organo di origine. Nel tumore dello stomaco, la maggior parte degli antigeni sono espressi da uno stomaco normale. E quindi, quando io vado a fare un'immunoterapia specifica, non distruggo solo il tumore, ma rischio di distruggere anche l'organo sano. E la storia dell'immunoterapia ha visto anche fenomeni di questo tipo. Quindi il primo punto è la sua selettiva espressione sul tumore. Il secondo è che ci sono antigeni che nella trasformazione tumorale, quindi nel cosiddetto drive di trasformazione, hanno un effetto patogenetico. Quindi colpire quell'antigene significa andare a colpire un meccanismo chiave che sostiene la trasformazione tumorale della cellula. E quindi quelli sono antigeni particolarmente interessanti, perché spenti quelli, evidentemente, essere colpito, come dire, la cellula al cuore della sua malignità. L'altro elemento è la stabilità dell'espressione, perché nell'evoluzione darwiniana non esiste solo la perdita dell'antigene inteso come cellule che perdono il gene che codifica per quell'antigene, ma purtroppo esiste anche un fenomeno che noi chiamiamo di downregulation, cioè di perdita dell'espressione. Quella cellula smette di produrre questo antigene e di presentarlo sulla sua superficie. Il gene ce l'ha, ma per un meccanismo che noi chiamiamo epigenetico, cioè un meccanismo di regolazione dell'espressione genica, questo antigene non viene più montato sulla superficie della cellula. Ecco, questo è un altro elemento importante. Quindi quando scegliamo un antigene cerchiamo idealmente un antigene stabile, patogenetico, non condiviso con cellule sane. Oggi la tecnologia sta sempre di più montando CAR-T cosiddetti bivalenti, cioè una stessa linfocita che non ha solo un CAR, ma ne ha due, uno rivolto contro un antigeno e uno rivolto contro un altro. E questo permette in qualche modo di poter avere un'efficacia terapeutica qualora quella cellula abbia perso uno dei due antigeni e nel tempo questo è. Venendo al secondo punto, sulla staminalità, quindi sulla selezione di cellule che hanno origine, è un concetto che ci ha molto affascinato, l'idea che esistesse una staminalità linfocitaria in un soggetto maturo, che quindi da un linfocita staminale potesse poi in modo costante riprodursi una progenie specifica contro quell'antigene, è stata una grandissima scoperta, che di nuovo in parte è venuta dal mondo del trapianto, voglio sottolinearlo. Ecco, poter selezionare queste cellule chiaramente ci dà la garanzia di poter, ripeto, avere una risposta duratura nel tempo. Prego, certo. Daniele. Fabio, grazie.
sicuramente, detto tutto questo, volevo avere una opinione sulla come vedi il futuro dei cardini numeri soli? Cioè, alla fine si potrà andare in questa direzione, bisogna anche cercare lavorare su altre cellule per discutere e più supportare qualche cosa. Lo sappiamo, il target è difficile. Su cosa pensi che sia target? La cosa che stiamo osservando è che il landscape immunologico, diciamo, del microambiente tumorale delle metastasi è molto simile, tende molto a riprodurre quello del tumore originario. E questo è testimonia il concetto che è la cellula tumorale che istruisce il microambiente a modificarsi secondo il suo codice. E questa è chiaramente un'osservazione molto importante. L'Associazione Italiana di Ricerca sul Cancro ha lanciato ormai quasi 10 anni fa una grande spinta allo studio del fenomeno delle metastasi e questo ci sta dando molte informazioni. Io sono convinto che, per tutto quello che sto vedendo, è che oggettivamente l'immunoterapia adottiva, cioè linfociti CAR-T o T-cell receptor, nei tumori solidi, raggiungerà una finestra di efficacia rispetto alla tossicità solo quando riusciremo col gene editing a modificarne sostanzialmente delle caratteristiche di modulazione. Quindi quando riusciremo seriamente a spegnere in modo costitutivo i recettori inibitori, quando potremo permettere a queste cellule di localizzarsi all'interno del tumore ecco, e da questo punto di vista posso dirvi che è in corso una sperimentazione, un progetto che va proprio esattamente a modificare il microambiente tumorale. In che modo? Noi sappiamo che le cellule del microambiente tumorale vengono richiamate dal sangue periferico e modificando una cellula staminale ematopoietica del paziente, noi possiamo introdurre un gene dell'interferone. L'interferone è il mediatore dell'infiammazione. Ecco, da questa cellula staminale nel paziente si origina una progenie di globuli bianchi che si chiamano monociti, che per le loro caratteristiche di infiltrare il tumore, cioè di essere richiamati nel tumore, lì, quando arrivano nel tumore, accendono la produzione di interferone, in questo caso interferone alfa, inducendo nel microambiente una modificazione delle sue caratteristiche in senso pro-citotossico, pro-infiammatorio. Quindi convertendo il microambiente da immunosoppressivo a immunoeffettore. E questa sperimentazione oggi è attiva per il glioblastoma cerebrale, che è un glioblastoma multiforme, sta confermando la possibilità di ottenere delle violente risposte antitumorali nella sede del tumore, proprio grazie a questa modificazione del microambiente. Quindi io penso che sia per approcci di gene editing, sia per approcci di usi anche di farmaci inibitori dei recettori inibitori, quindi checkpoint inibitor, da una combinazione di tutto questo si potrà arrivare ad avere delle risposte importanti anche per i tumori solidi. Per i più giovani, insisto su questa parte di cui ha appena finito di dare la risposta al professor Ciceri, c'è una parte molto interessante nel libro dove parli di le opportunità offerte da CRISPR-Cas per intervenire in questa direzione e c'è tutta la parte molto bella che hai trattato sui tumori solidi cerebrali, che indubbiamente sono quelle veramente che sfidano. Altre domande? Perché se non possiamo sentire che cosa ci dice Paola Rosio, perché io ho continuato a parlare bene del libro e insisto, dovreste acquistare copia perché è fantastico, veramente al di là delle opportunità per i giovani, eccetera. Un'ultima nota che ci tenevo poi per un minuto di parla. Non abbiamo accennato al tema della vaccinazione. Ne parliamo. Nel futuro vediamo anche la possibile combinazione tra procedure vaccinali
che quindi stimolano e vanno insieme al tumore a rendere possibile la riaccensione di risposte specifiche contro il tumore. Quindi il meccanismo della vaccinazione potrebbe essere, nella prospettiva, complementare a quello di un trattamento con linfociti specifici, andando a mantenere questa risposta, a risollecitare questa risposta nel tempo. E la vaccinazione RNA si presta molto bene da questo punto di vista, perché è in grado di essere estremamente pervasiva e di permettere soprattutto l'espressione degli antigeni da parte di quelle cellule che sono fortemente in grado di stimolare l'immunità, come abbiamo visto. Molto bello, è la parte ultima tua, capitolo sesto, fantastico. Se sei d'accordo, sì, può essere, certo. Sentiamo cosa ci dice Paola Arosio, perché vale la pena, è la coautrice con Fabio Ciceri. Devi far tu. C'è posto. Buonasera a tutti. Allora, il mio intervento sarà molto breve, viene dopo quello del professore, che ovviamente è un esperto, un otomatologo e un punto di riferimento dal punto di vista scientifico, nonché un garante della precisione e della correttezza dei contenuti pubblicati nel libro. Io invece vi racconterò un po' della parte della penna, tra virgolette, cioè della parte di scrittura, di come ho cercato di impostare e di presentare il lavoro. Allora, il tentativo è stato quello di creare quella che io chiamo una sorta di science telling, medical telling, chiamiamola come più ci piace, cioè di creare una commissione, un connubio tra i concetti scientifici da una parte, che possono essere anche complessi, e in questo caso almeno qualcuno lo è effettivamente, e che però vengono spiegate sempre in maniera molto chiara, molto lineare, il più possibile comprensibile da tutti. Dall'altro, di mischiare appunto questo elemento scientifico con la parte narrativa, che dovrebbe essere poi il cuore di qualsiasi libro, secondo il mio punto di vista. Quindi intersecare questi concetti con delle storie. Storie di pazienti, ne troverete molte, di bambini, di adulti, e anche storie di clinici, di medici. Quindi un doppio fronte, diciamo. Quelli dei pazienti ho cercato più che altro di raccogliere, oltre alla vicenda clinica, naturalmente sono tutte storie reali, anche quell'umanità dolente che c'è dietro i pazienti malati di cancro. E non per niente qualcuno definisce il cancro come dolore totale. C'è un dolore che è sì fisico, senza dubbio, almeno nelle parti, diciamo, terminali, con un termine che mi piace molto poco, ma per intenderci, della malattia. Un dolore quindi fisico che senz'altro anche qui può essere controllato con la medicina palliativa e prendendosi cura della persona a 360 gradi. Però appunto accanto a questo dolore organico c'è poi un dolore psicologico, spirituale, morale. In alcuni pazienti, poi almeno per la mia esperienza, ho rilevato anche dei sentimenti di rabbia oltre a questi, cioè la domanda: ma perché a me? Quindi ho cercato, diciamo, di cogliere anche nel narrare queste vicende i vari tratti sia dei protagonisti, nel senso purtroppo dei malati, ma anche ciò che ruota attorno ai loro familiari,
Per esempio nel caso della prima bambina che ha sperimentato le CAR-T nel mondo, Emily, una bambina americana, ho cercato di cogliere anche i patemi, le speranze, le indecisioni, i dubbi, le frustrazioni dei suoi genitori nel trovarsi in questa situazione, perché appunto il paziente non è mai un'unità sola e isolata, ma ha un contesto che va considerato. Nel caso di altri pazienti, per esempio, invece ho raccontato le vicende di mogli, di mariti, attraverso un percorso, in alcuni casi questo percorso è diventato anche un calvario, perché appunto la malattia coinvolge tutto il nucleo familiare. Accennavo prima invece alla parte dei medici, dei ricercatori. Ho destinato varie storie, ho concentrato varie storie anche su di loro, per fare capire comunque come, quanto si impegnano, quanto si sforzano di creare, di far fare piccoli passi avanti alla scienza, di come sacrifichino comunque il loro tempo, in alcuni casi praticamente le loro notti, no? Negli studi, nelle corsie, per cercare di venire a capo di alcuni problemi tuttora irrisolti. Questo mi è servito anche per evidenziare il processo scientifico in tutte le sue fasi. Che è un processo lungo, del quale non si può considerare solo il punto di arrivo, perché rischia di essere veramente riduttivo, ma occorre prendere in esame le fasi intermedie. E qui, per esempio, mi viene in mente il discorso dell'mRNA, che attualmente non è la base dei due vaccini che conosciamo, Pfizer, BioNTech e Moderna, che però venne utilizzato per la prima volta 20 anni fa contro l'AIDS, contro il quale poi si rivelarono più efficaci i farmaci antiretrovirali, e che venne sperimentato anche contro i tumori. Questo per dire che a volte anche nel dibattito più recente che è stato fatto sulle vaccinazioni si rischia di guardare solo l'ultimo anello della catena, senza considerare tutti i tentativi, gli errori, le correzioni che fanno parte del viaggio, tra virgolette. E credo che il pubblico dovrebbe conoscere questi passaggi intermedi, cioè la storia che c'è dietro, perché questo lo aiuterebbe a considerare sotto una nuova luce, una luce senz'altro più realistica, i traguardi attuali. Quindi è importante ricondurre, recuperare un po' quello che è stato il passato e tracciarne con ordine un po' la storia. Ecco, questo sia la parte, diciamo, dei pazienti, sia la parte dei medici, poi porta anche ad alcune considerazioni di carattere più generale. Nel libro, ecco, non troverete risposte facili, pronte. Non si tratta qui di dire, di leggere una sorta di manuale, no? Su come prevenire il cancro, piuttosto che potrebbe essere anche su un altro argomento, cioè come perdere 10 kg in 3 mesi o come recuperare il benessere con i fiori di Bach. Non vuole essere questo, non vuole avere un taglio pratico, vuole avere un taglio conoscitivo. Un taglio conoscitivo problematico, nel senso di porre delle questioni, di far vedere che la realtà, anche in questo ambito, è complessa, è frastagliata, è variegata, non può essere ridotta
a un unicum, a una sola visione. In tal senso alcuni problemi che vengono posti, dei quali si discute, poi ciascun lettore potrà trovare le proprie conclusioni e fare le proprie considerazioni. Alcuni temi, dicevo, che adesso non c'è qui il tempo di sviscerare, però sono per esempio il problema dei costi dei farmaci, che naturalmente negli Stati Uniti hanno un'organizzazione di tipo privatistico con le assicurazioni private. In Italia, come sappiamo, c'è il Servizio Sanitario Nazionale dal 1978, che quindi copre, tra virgolette, i costi delle cure per tutti i cittadini, promuovendo di fatto un'equità, un'uguaglianza, indipendentemente quindi dal censo, dal reddito. Un altro problema che viene posto, su cui vengono date sollecitazioni, è per esempio l'evoluzione del concetto di farmaco, che inizialmente era considerato il farmaco di derivazione chimica, i primi farmaci, cioè tipo pensiamo alla classica aspirina. Poi però anche con questo concetto di farmaco si è evoluto, quindi dall'aspirina poi ci sono gli ormoni, possono essere un farmaco, o anche determinate proteine. Adesso, come ultima frontiera, un farmaco può essere anche una cellula, come le CAR-T, elaborata in un laboratorio. E qui ecco, vediamo come da farmaco chimico, come l'aspirina che è uguale per tutti, si arrivi a un farmaco individualizzato, personalizzato, che richiede anche un particolare processo di produzione. Quindi si dice in questo caso che il farmaco è sia il prodotto, ma anche il processo che ci sta dietro. Poi ecco, vengono un altro problema che si sfiora verso la fine, in cui poi si parla un attimo anche della correlazione con l'attuale Covid, è poi quello del limite, no? Del limite della ricerca, del limite della scienza, quando ci si dovrebbe fermare e di fronte a che cosa. Ecco, quindi questo è un po' quanto ho cercato di evidenziare nel testo. Quindi da un lato direi la parte narrativa che ho cercato di rendere protagonista e dall'altro il fatto di sollevare alcune questioni per porre dei dubbi e far vedere i vari punti di vista. Poi naturalmente lascio al lettore qualsiasi conclusione in questo senso. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Grazie. Vi ringrazio, devo dire che l'esperienza per me di lavoro con Paola è stata comunque importante, perché lei ha veramente saputo interpretare, soprattutto nella ricerca delle storie. Io davo degli indirizzi, insomma, sulle tipologie di storie, sui percorsi, sugli step, e lei aveva veramente la capacità di andare a scovare e di portarli, e poi ovviamente il messaggio era sempre molto. Però insomma è stata una bella esperienza, io non ho mai scritto così tanto. No, ma immagino, perché leggendo, come ho detto all'inizio, si ha proprio questa impressione importantissima, perché rende piacevole e molto fluida la lettura di questa, proprio, come si dice, storytelling fluente. Poi il fatto di inserire questi tipi di aneddoti, questi tipi di agganci, cioè rende veramente, cioè ti resti in testa, no? Molto bello. C'è tutta la parte poi anche, cioè, importante del San Raffaele, Carlo Bordignon, cioè le figure storiche. Quelli sono già Giavellotti che sono partiti da lontano. Io chiudo ringraziandovi dell'attenzione,
davvero su questo tema delle persone, mai come... Per me la passione per le biografie è nata molto di recente e fa parte, credo, della maturità. Pensare che le cose alla fine le facciano le persone, credo che sia una profonda verità. Quindi, davvero grazie della vostra ospitalità, del vostro interesse. Grazie a te, assolutamente. Direi di prima di un applauso meritato, cioè di sicuro di ricordarvi che tutto il lavoro messo in campo da Marta. Il prossimo appuntamento è il 22 di questo mese con Telmo Chievani e il suo ultimo libro sulla serendipità. Mentre nel caso di Fabio Ciceri direi proprio che abbiamo sentito cosa c'è di impegno. Veramente ti diciamo grazie anche per quello che fai tutti i giorni in ospedale.